Ciao raga, siamo qui per fare la video recensione dei Paranoid Android in versione Nougat, la quale non porta grandi novità in realtà, ma è sempre meglio di niente e speriamo solo che venga aggiornata non come l'anno scorso che hanno fatto l'annuncio in pompa magna, ma poi non hanno più rilasciato aggiornamenti. Vabbè, comunque questa è la mia video prova. Paranoid Android in questa nuova versione aggiunge la possibilità dello swipe laterale per accedere a Google Now direttamente dal launcher predefinito, ma le impostazioni che ci mette a disposizione sono pochissime, ossia quello della rotazione della schermata. Però degno di nota è il fatto che il launcher è praticamente identico a quello dei Pixel di Google, quindi ci sta. In questa nuova versione il team fa un refresh delle sue applicazioni basiche per il multimedia, come quella per la musica e le foto, anche il registratore vocale. Sono in material design, ma purtroppo le impostazioni sono molto scarne, come potete vedere, non ci sono settaggi interessanti e quindi ci fa venire voglia di utilizzare altri servizi tipo quelli di Google. Il browser di default si merita una menzione a parte poiché è praticamente Chromium ottimizzato per i processori Qualcomm e il quale ci permette di non essere spiati da Google e da altri visto che è tutto open source. Ritorna in questa versione il Pi Control con una nuova veste grafica, ma il funzionamento rimane pressoché lo stesso e a me continua sinceramente a non convincermi perché boh, lo trovo non complicato da utilizzare perché è semplicissimo, ma non comodo perché è più le volte che rischio di far scorrere la pagina o l'applicazione che sto visitando che attivare effettivamente il Pi Control. Ma arriviamo finalmente alla novità rilevante della ROM, che è il Color Engine che va a soppiantare il defunto Time Engine della CyanogenMod, il quale non è più supportato barra sviluppato. E quindi hanno creato questo nuovo sistema di personalizzazione che ci permette di modificare l'interfaccia in tre skin principali. Pixel Dark, come vedete in questo momento, e Stock Android, e anche gli accent che praticamente ci fa cambiare i colori degli switch e altri slider, per esempio, con magari questo bellissimo fucsia che ho io in questo momento. Ma a parte gli scherzi, questo è effettivamente un nuovo modo per permetterci di personalizzare il nostro telefono senza andare a installare temi fatti da altri. Tirando le somme, questo è un aggiornamento che sicuramente è benvenuto, poiché la Lianogen OS è un po' meh e la OmniROM non si fa sentire e quindi spero che la paranoia di Android continui ad aggiornare la sua ROM. Quindi ciao e alla prossima recensione. Pa pa pa!